Ecco, mattino di mercoledì, come da bollettino nevica che Dio la manda, e c'ha il pulmino sganciato in questa ridente frazione della Val Formazza. Canza. Cancia. Canza. 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 E c'è un po' di bufera di neve. La seggiovia non funziona perché c'è troppo vento, quindi ce la dobbiamo sfagiolare tutta a piedi. Sei pronta? Prontissima. Bene. Partiamo. Ecco, siamo già alla seggiovia. Bene. Qua c'è un ricovero invernale, se ci perdiamo. Che di là è il Miriam, no? Sì. Io il Margaroli credo che sia sulla sinistra. Sulla destra? Sì, sulla destra. Adesso do un'occhiata alla carta un attimo. Deve essere lì, credo non manchi molto, vediamo. Bisogna perdere un po' di tempo perché sennò raggiungiamo loro che stanno facendo la traccia. Bisogna andare pianino, sennò. Io potrei anche spogliarmi allora nel frattempo, no? Sì. E lì comincia a scaldare. È quello che non volevo trovarmi sul pendio di neve fresca che comincia a scaldare. Abbiamo fatto 400 metri di dislivello. Wow! Ma siamo trovati, siamo partiti col sole, ma siamo tornati giù nel Caligo di nuovo. La neve da farinosa è diventata gesso. E abbiamo rischiato di finire dentro il lago con lo scioglimento dei ghiacci. Grazie. Domani riusciranno i nostri eroi ad arrivare al Claudio e Bruno? Chi lo può dire? Oggi deve essere una giornata gelida. C'è un caldo micidiale. Vabbè, domani mattina un altro giorno si vedrà. Io per stasera mi prenoto per la polenta con il ragù di cervo e il formaggio. Sembra un'ottima idea. Ecco, ore 7, partenza dal rifugio Margaroli finalmente. Una bella giornata, sei pronta? Chi c'è, Ginger? Francesco, che viene con noi adesso?
fatti vedere. Hai visto la mia scritta? No. Bon. Ho visto te. Bene. Ho detto, visto San Prestino, e visto che è già tracciato, e visto che sembra bella, e visto che io sono vecchiotto e vado più piano di come vai tu, ho detto, intanto... Sapevo che dovevo arrivare qua alle 9:30. Sai che io odio essere dopo. Sai che io odio dover essere puntuale. Ciao, finalmente. Ciao. Ciao. Tutto bene? Sì. Ehi là. Ciao, vecchio. Oh. Ciao. Mi dispiace per ieri. Per che cosa? Ma avevamo tutti che remavano contro per muoverci da rifugio. Andrea, oh, Manuela, Alessandro. Abbiamo fatto bene. Ginger. No, non a star lì ieri, abbiamo fatto bene. Ciao, secondo me avete fatto bene. Ciao. Ciao. Sono due scuole di pensiero. Andrea dice che potevate venire su. Ma e guarda, c'era una neve, giù c'era un cemento. Cosa? Poi si vedeva anche poco dopo un po'. E poi, no, poi saremmo morti a battere. Anche perché di qua si vedeva un po' più chiaro, ma dove eravamo noi non si vedeva niente. Siete andati ai laghi? Abbiamo fatto il lago, siamo andati sì, in su al Bing. Al Forcella, sì, una roba sì, sì, simile. Sì, sì. Però la giornata doveva essere bella, non è stata. Infatti, ma doveva anche venire 15 cm di neve, è venuto mezzo metro. Mezzo metro qua, non 35. Al Castiglioni hanno detto che ha messo giù 70 cm. Ma più giù ne ha fatto di più. Sì, sì, qua sì, siamo al confine. È arrivata meno perché la situazione è sotto. Anche qui c'è un grande dibattito su quanta ne è caduta. No, lui è minimalista. È il nostro gestore. No, detto... Senti, io sono dell'idea di star tranquilli quando è il momento di star tranquilli e di dar la zampata quando è il momento di dar la zampata. Compatibilmente con l'età. No, ma poi... Comunque, benvenuti in Val Formazza. You
you've ever had. Portano la pappa adesso. Ma la tristezza si aspetta. È l'antipastino. Sembra che abbiamo la nostra cameretta anche stasera. Eh? Al massimo con due ospiti che accettano il cane. Ma in realtà noi dormiamo in tre perché tu stai sopra, io sto in mezzo, Ginger sta sotto. Povera cucciola. Strano. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Ecco, l'Oberland sullo sfondo. Di là c'è la Svizzera. La Svizzera. Thank you.
song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Bella. È sabato sera e il rifugio è strapieno. Ma in cucina saranno pronti a sfamare tutti? Andiamo a dare un'occhiata. Come siamo messi? Siamo a buon punto, sì? Sì. C'è tensione, c'è... 15 minuti. Vediamo che robe buone ci sono. No, non c'è ancora tensione. Mamma mia, che bel pentolone. Un litro di rosso. Scrivi classe 8. Allora, sono Gabriele, prova. Secondo me qua non c'è sale. Prova un po'. Litro e mezzo d'acqua naturale. No, aspetta che si può cercare. Come classe 8, Ma c'è per tutti, perché c'è tanta gente fuori, eh? Siete sicuri di aver fatto le dosi giuste? Sì, dai. Abbiamo un sacco di ingegneri. Qui non si sbaglia. Un ingegnere, no, no. Bene, bene. Ingegnere. Bene, bene. Che fuori si freme, eh? Prodotti d'acqua minerale naturale. Per sormani. Ci vediamo. Ultimo giorno, Ginger ha una leggera oftalmia. Rientriamo per la strada più breve. Ci aspetta un'altra piacevolissima giornata.